A Monbaroccio lo scorso weekend appena trascorso si è caratterizzato, pur con le dovute restrizioni, la festa degli alberi e lavanda in fiore, che quest'anno sono unite in un unico programma. Il Bosco del Beato Sante si è arricchito di mercatini di artigianato, prodotti tipici locali, visite ai campi di lavanda e al santuario e possibilità di lezioni di educazione ambientale. Oggi una grande partecipazione, per noi un grande orgoglio, tante le autorità civili, militari e religiose che hanno partecipato alla Santa Messa, alle celebrazioni e, come ho sempre detto, è motivo di orgoglio i rapporti interistituzionali che si creano con tutte le forze dell'ordine. L'evento si è svolto su iniziativa della Proloco di Monbaroccio, del Comune e dell'azienda agricola L'Infinito, con i patrocini della Regione Marche e della provincia di Pesaro e Urbino. La Regione è sempre vicina alla festa degli alberi perché abbiamo la consapevolezza che l'ambiente sia il futuro, sia il domani per le future generazioni, ma per la sopravvivenza anche del pianeta. La giornata di sabato in particolar modo è stata caratterizzata per la cerimonia di premiazione per i 50 anni di volontariato del presidente onorario della Proloco di Monbaroccio, Varis Iacucci. 50 anni di volontariato svolto con passione, amore e vicinanza al territorio e ai suoi abitanti. Ringraziamento a Varis Iacucci, persona ammirevole e stimata, da parte dell'amministrazione comunale e della Proloco di Monbaroccio. Il sindaco e il presidente della Proloco. Di questi 50 anni, momenti, va bene, ci sono stati momenti tristi, facili, difficili, sicuramente che la creazione dei musei è stata la cosa più significativa, perché ho conosciuto e lavorato a fianco di 10-12 sindaci e purtroppo non tutti i sindaci è andata bene. Ci sono state delle guerre e poi chi le ha vinte? Guarda caso le ha vinte Iacucci Varis, perché non perché era il più forte, ma mi ha dato ragione, perché fare il volontariato è una cosa bellissima. Varis è stato definito dal sindaco emblema del volontariato ed incarna nella sua personalità la storia di Monbaroccio. Durante la cerimonia gli è stata consegnata la fascia tricolore dalle mani del primo cittadino. Oggi Varis è l'emblema perché ci riempie di gioia, ci riempie di culture, ci riempie di iniziative. Nella sua longevità riesce a essere giovane con i ragazzi e dare, tramandare la sua cultura e la sua esperienza anche ai nostri giovani.